Hello guys! E naturalmente anche gli etero. Vi starete domandando perché compaio io in questo video. Perché volevo avvisarvi. Allora, una cosa molto importante. Volevo avvisare tutte le persone che guarderanno questo filmato che questo filmato riguarda il remixaggio, quindi il ridoppiaggio, la modifica dei testi della canzone Domani, quella che gli artisti hanno fatto per il terremoto che ha colpito l'Aquila, l'Abruzzo. Quindi, che cosa volevo fare? Volevo avvisare tutti voi che se non condividete questa scelta, se pensate che sia una presa in giro per la canzone, per le persone, chiudete il filmato, non lo vedete, assolutamente. Io vi sto lasciando il libero arbitrio di poter decidere. In modo che evitate anche di scrivere i commenti sotto, sei un pezzo de merda, vattene a fanculo, sei proprio un testa de cazzo. Ok? Chiudete subito il filmato, a me non interessa perché è molto più importante la vostra decisione che la mia visualizzazione del video. Quindi io rispetto voi e spero che in qualche modo voi rispettiate la mia scelta. La mia scelta a che cosa è dovuta? Non ho intenzione di prendere in giro nessuno, assolutamente. Porto rispetto a ogni persona io. Sono stato anche con la protezione civile su all'Aquila a dare una mano, quindi proprio state parlando con la persona sbagliata. Sapete che a me piace fare doppiaggio, quindi io che cosa ho fatto? Ho solo colto l'opportunità di trovare in un filmato, in un video, più voci da poter doppiare. Quindi fare voci di uomini, voci di donne, coro, sì, pure di donne, perché io purtroppo non ho nessuna ragazza che doppia con me, tutte le mie amiche si vergognano a doppiare con me, quindi a me mi tocca fare anche la voce della donna, capito? E quindi purtroppo il mio è stato solo, diciamo, un divertimento proprio nel doppiaggio, io non mancherei mai di rispetto a tutte quelle persone, insomma. Quindi vedete che io mi sto dilungando parecchio. Adesso ho spiegato il mio motivo. Spero solo che quelli che guarderanno il filmato si faranno una risata e basta. Non ho proprio intenzione di mancare di rispetto a nessuno. Insomma, volevo precisarlo prima di mandare in onda il filmato. Quindi, cari ragazzi, io non mi rimane che mandarvi un enorme bacione a tutte le persone, anche quelle che in questo momento hanno chiuso il video, perché hanno il mio pieno rispetto, sempre. Un bacione grande, cari ragazzi, commentate, spero in maniera carina, iscrivetevi se vi va, devo dirlo perché insomma, dai, dobbiamo essere un po' di più, su. E niente, state bene, mi rimane che augurarvi buona visione e spero che il filmato in qualche modo vi piaccia. Dao, buona visione, a voi! Passano i sogni di tutti. Ho passato 3 anni senza mai trombare. Come farò, mortaci? Come farò? Tra le 9 e le 10 alla stazione c'è Foscari. Una dolce pulzella messa lì per trombare. Sono un po' pervertito e voglio far male. Dai, ma dai, senti, fa cagare. Dai, ma dai, vedi, lascia stare. Io volevo quel buco però,
poco tu passi il confine. Che la figa, la figa, mi va bene così, cominciamo. Magari. Gesù, vieni qui, Gesù, vieni qui. Estraggo il cazzo dalla zippa e nascosto. Dice fai presto, forse l'hanno notato che è grosso. Ogni botta che prendi, ogni colpo che incassi, mi fa subito pensare a quanti ne abbia di dei cazzi. Ho spaccato la figa, sembrerebbe di sì. Iniziamo, magari. Le tue chiappe allargate mi si fanno notare. Con un po' di dolcezza si possono spaccare. Come farò? Buttaci, come farò? Come farò? Mortaci, che ne sarà del mio culo santo immacolato? Come farò, mortacci? Devo piegarmi, alzare le mani, alzare le mani. Le gambe allargate farà male, male. Se lo butti con forza mi farà vomitare. E qualche volta si sente magari la tua voce laggiù che mi grida, fa male. Come l'Africa che vola libera tra palle e cazzi, anche tra quelle diverse, basta che siano grossi. Hai dato il massimo non è bastato. E ti sei messo a piangere appena che hai finito. Ormai non basta avere il cielo lungo, largo e grosso. C'è il Viagra ora, la soluzione di tutto. Ti aumenta la durata con le pasticchine. Non sono tre colpi al secondo, per lei sarà la fine. Le grida mamma, la mia fica è da ricostruire. Come le gosce e le ghiappe, specialmente l'uculo, che è il posto più tosto dove allarga l'ubugo. Mia cara ragazza, noi non siamo ormai più soli. Facci questa trombata, non siamo ormai più soli. A vederti piegata, non siamo ormai più soli. Facci questa trombata, non siamo ormai più soli. A vederti piegata, non siamo ormai più soli. Facci questa trombata, non siamo ormai più soli. A vederti piegata, non siamo ormai più soli. Facci questa trombata, non siamo ormai più soli. Per spaccare la tua figa pelata, non siamo noi a trombare. C'è chi si vuole aggregare, è il mio più caro amico, di lui ti puoi fidare. Piacere, mi chiamo Tony e vorrei chiedere a te se il tuo culo lo dai anche a me. Devi fare pipì. Ma domani, domani, domani chissà, chissà se mi passa il dolore. Per il culo e la figa, come faccio, ahimè, gli mortacci, che male. Lascio il trombone insieme a me. Che se ti fa male, cosa ci posso fare? La finanza purtroppo mi ha fatto scapocciare. Poi c'è quello che figa, me l'hai voluti da te. Mi devolevo, fa male. Ma domani, domani, domani chissà, chissà se ti passa il dolore. Comunque pure la figa, me l'hai voluti da te. Puoi fare pipì, mo puoi fare pipì.